Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sulla pagina di MAC Cosmetics Italia. Io sono Nicole e oggi scopriremo insieme tutte le nuove colorazioni di Powder Kiss Liquid. Sono dei rossetti liquidi che hanno un finish opaco ma idratante sulle labbra e una texture impalpabile. La cosa meravigliosa è che sono lunga tenuta e che nel corso della giornata non perdono intensità e non vanno neanche a depositarsi nelle piccole screpolature. Vi consiglio, per un'applicazione impeccabile, di fare prima un leggero scrub alle labbra e io, prima di iniziare il video, ho utilizzato lui. Secondo passaggio sarà quello di andare a utilizzare un velo di primer prima di applicare il colore. Per ogni tonalità vi consiglierò anche una matita labbra, ma ricordatevi che potete scegliere voi il metodo d'applicazione. Quindi applicare il colore senza matita per un effetto più morbido, più sfocato e più naturale, mentre possiamo andare a definire un pochino di più le labbra per un effetto più pieno. Inizierò dalle tonalità più naturali. Applico prima un velo di primer. Il primo colore scelto è Mullet Over, che mi ricorda leggermente Velvet Teddy. Proviamolo sulle labbra e vediamo se ho ragione. Vado a scolpire leggermente il contorno delle mie labbra con la matita Spice e poi passerò all'applicazione del prodotto. Vedete che l'applicatore del prodotto ha una forma molto particolare, proprio per facilitarci l'applicazione del colore sulle labbra. Vedete che il colore risulta da subito super uniforme e la sensazione sulle labbra è veramente confortevole. Quindi questo è il primo colore, Mullet Over, ma andiamo avanti. Il secondo colore che andiamo ad applicare si chiama Date Maker, non lo dite a nessuno, ma è uno dei miei preferiti. È leggermente più rosato di Mullet Over, sempre sulla tonalità di nude. Lo applicherò senza matita per farvi vedere il colore puro. Secondo me è un nude perfetto per tutti i giorni. Adesso una tonalità un po' inusuale, ma che a me piace tantissimo. Parliamo di Sorry Not Sorry, che è un colore che ricorda un po' quello della zucca. Non so voi, ma io l'arancio sulle labbra lo trovo pazzesco. Passiamo ora ad una delle tonalità più amate anche nella versione lipstick, The Voted to Chili. Questa volta applicherò prima il colore e mi aiuterò poi con una matita. Vedete che in realtà l'applicatore che c'è all'interno vi consente un'applicazione perfetta del prodotto anche senza matita. Io ne applico sempre un pochino con i colori un filino più scuri perché voglio perfezionare al millimetro la mia bordatura. In questo caso ho scelto il colore Saicory. Che dite? Beh, The Voted to Chili è un must have da avere. Passiamo ora ad una tonalità corallo che potrebbe diventare la compagna della nostra estate. Si chiama E Scandalo e mi ricorda tantissimo Relentless Red. Adesso uno dei colori che non manca mai nel mio beauty, ovvero il classico rosso. Questo si chiama Max Mash, ma sono curiosissima di provarlo sulle labbra, quindi vado. E non c'è stagione che tenga, il rosso è perfetto per qualsiasi occasione.
e se pensate di volerci abbinare una matita, direi che il colore perfetto potrebbe essere cherry. Cambiamo tonalità e passiamo al fucsia. Adesso proviamo insieme Make It Fashion. La matita che vi consiglio è sicuramente magenta e seguiteci anche su Instagram perché ho combinato qualcosa di un pochino inusuale con questo prodotto. L'ultimo colore che proviamo, ma solo per intensità di tono, è Got a Call Back. Se volete rendere l'effetto del rossetto ancora più intenso, vi consiglio la matita Cyberworld. Sono dei rossetti dalla texture meravigliosa, potete veramente applicarli in tantissime maniere differenti, sfumarli, creare degli ombre lips, abbinarli tra loro, insomma ci potete giocare come volete. Io vi ho mostrato tutte le tonalità e svelato anche alcuni tra i miei preferiti. Adesso tocca a voi, alla prossima!